Sono fortunato perché comunque trovarsi nel giro di poco tra la vita e la morte, che non si augura a nessuno, e un abbraccio e un pensiero alle persone che vediamo giornalmente dai dati che non ce la fanno. Io mi sono trovato in quella fase, mi prendo i brividi, quindi facciamo veramente tutti la massima attenzione, ancora di più di quella che facciamo, alle persone che non credono. La pericolosità di questo Covid, o fanno le battute come dire una semplice influenza, dico no, non è una semplice influenza, il Covid è una cosa brutta perché è invisibile, pronta ad attaccare chiunque, ma non andiamo a sfidare la sorte. Paolo Pacelli, voce storica dell'emittente radiofonica Radio F, porta la sua testimonianza di paziente Covid. In sole 48 ore è passato da essere asintomatico a vedersi ricoverato in terapia intensiva. Questo Covid l'ho preso, non so dove, come e quando, perché vado anche tutti i giorni in treno a Firenze, ma non posso dire che l'ho preso in treno come in un'altra situazione, oppure a fare la spesa al bancomat. Sono stato un asintomatico, forse un po' al di sopra della media, che non ha avuto nessun segnale di quelli che sappiamo. C'è chi li ha tutti, c'è chi magari ne ha una parte anche prima, quindi non c'è stata una negligenza da parte mia, una sottovalutazione di un sintomo. E magari l'ho valutato tardi o l'ho detto tardi al dottore. Io ho fatto un tampone a scopo preventivo e da lì è venuta la positività. Il giorno dopo, che comunque sarebbe arrivata anche senza il tampone, però il tampone mi ha evitato di uscire il sabato sera con gli amici perché avrei contagiato altre persone, quindi sono stato a casa. In poco più di 48 ore mi sono trovato la febbre altissima, come è uno dei primi segnali. Il gusto l'ho sempre avuto, sempre, non è mai andato via. Su di lui è arrivata questa febbre, tre starnuti enormi, ma di quelli che fanno male alla schiena, non quelli standard, tre starnuti consecutivi, della tosse, fino ad arrivare a sera quasi la scomparsa della voce, quindi subito il 118 con l'USCA e insufficienza di respirazione, di ossigenazione del sangue trasferito giustamente al Covid di Arezzo. Mi hanno portato subito in rianimazione, poi il proseguo delle cure è durato 43 giorni nella totalità. Nei miei 43 giorni ho visto, mantenendo la privacy, una bambina di 2 anni trasferita al Meyer, una ragazza mi sembra di 26 anni, un ragazzo di 34 anni, molti tra i 40 e i 50, dove rientra anche la mia età. Ho visto una signora purtroppo che non ce l'ha fatta, vedere uscire quel carrello con il sacco dentro la salma, ecco quello. È stato per me ancora più forte, sono in una situazione a rischio e quindi avevo la paura che arrivasse quel momento e che poi ho saputo che ero in quella fase e per fortuna con un finale bello. Quindi ringrazio la vita e per il fatto che sono in vita i dottori. Pacelli ci conferma di non aver mai avuto patologie pregresse né respiratorie né di altro genere. Ci mostra fiero i dati della sua saturazione. Oggi sono molto buoni, ma la nostra intervista ancora lo affatica. Sì, perché avendo avuto mi hanno spiegato l'intubazione anche se di 13 giorni, sia i muscoli che l'apparato, insomma il cuore, anche se sano, per fortuna fatica. Ad esempio se adesso io fossi sdraiato in letto ritornano ai battiti normali, come se sto a sedere e cammino, perché devo fare tutto gradualmente, non più di 50 metri alla volta, pian pianino. E i battiti vanno da 110 a 130, non devo superare questi battiti perché per alcuni mesi ho questa stanchezza che è uno dei segni che lascia Il il Covid. Covid. Senti Paolo, ti lascio con una domanda che poi è anche un auspicio, augurandoti ovviamente di tornare presto a fare il tuo mestiere. Quanto ti manca però la radio? Beh, manca tutto, la radio, la natura, le vostre voci, perché io lo posso dire, avendo metabolizzato che nonostante la mia attenzione mi sono ritrovato attaccato a un filo, vi invito allora di ricordare a tutti, perché questa è la finalità, non sottovalutiamo questo virus perché ci attacca e come nel caso mio in poco più di 2 giorni mi sono trovato a essere in terapia intensiva, quindi la vita è bella e rivedere le persone e la natura è un'emozione vera, come se fosse una seconda vita. Richiamo tutti alla massima attenzione, veramente, non sottovalutate niente, al primo sintomo sentite il vostro dottore di base che conosce il vostro quadro clinico, passare al dottore ad azionarsi su quello che è l'iter. Quindi non andate subito al 118 perché hanno, come sappiamo, problemi di organizzazione e di intasamento per questa seconda ondata.